vado controcorrente. Non è la prima volta e non sarà l'ultima. Vado controcorrente e dico che la retrocessione del Frosinone è un passo avanti. È chiaro che sotto il profilo sportivo è un passo indietro, dal massimo campionato italiano di calcio al torneo dei cadetti, ma è un passo in avanti del progetto, seppure non abbastanza lungo. Il Frosinone ha disputato 3 campionati di Serie A, nei primi 2 retrocesso con ampio distacco e anzitempo, in pratica senza capirci molto e senza chance di salvezza. In quest'ultima occasione retrocesso negli ultimi 15 minuti, sperando di farcela sino alla fine e capitolando anche per quanto avvenuto in altri campi di gioco, dove, come succede ogni anno, qualcuno può scansarsi. Ma questo fa parte delle regole non scritte del gioco nelle ultime partite del torneo, è una cosa che c'è sempre stata e sempre ci sarà, diciamo per questioni di motivazioni, diciamo così per non dire altro, non è questo il punto. Alla terza partecipazione al banchetto della Serie A, gli ingredienti giallazzurri erano giusti. Non sono stati miscelati bene considerando il risultato finale, ma al contrario delle altre 2 apparizioni non erano sbagliati. Una considerazione va fatta anche sui troppi infortuni, forse sarà il caso di cambiare il campo di allenamento, quantomeno per scaramanzia. Vado controcorrente anche nel dire che non si è trattato di una retrocessione immeritata. È stata una retrocessione meritata. Una squadra che vince 3-0 a Cagliari in uno scontro diretto sino a 16 minuti dal 90esimo e alla fine perde 4-3, merita di retrocedere, in tromba. In pochi hanno buttato il cuore oltre l'ostacolo nei momenti decisivi e nell'ultima sfida del torneo, Frosinone-Udinese con 2 risultati su 3 a disposizione, non si è visto chi metaforicamente ha buttato il sangue in campo. Si sono visti professionisti che hanno fatto il loro dovere, ma l'attaccamento alla maglia è un'altra cosa. Quel qualcosa in più, quel quid in più, non si è notato. Come non si nota ogni giorno in una città e in una provincia di professionisti e di lavoratori che fanno il loro dovere, ma quel quid in più per una sinergia in favore della crescita del territorio non lo mettono. E sotto questo aspetto la retrocessione è la fotografia di un territorio che non è da Serie A, e forse nemmeno da Serie B, e non ha saputo trarre spunto dal progetto calcistico per concepire e coltivare un progetto di crescita sociale ed economica. Troppi treni persi. Vado controcorrente e mi sforzo di vedere le cose in verticale. Io il Frosinone giocare a Roma in campionato l'avevo già visto tanto tempo fa, nel 1980, non contro la Roma o contro la Lazio, ma con il Casalotti, squadra di un quartiere della capitale, ed ha pure perso 2-0 e palla al centro. Pronti a ripartire per il campionato 2024-2025, sotto gli occhi dei tifosi che quel quid in più ce l'hanno sempre messo e continuano a farlo.